Sono arrivato a 22 anni della mia vita e non ho mai giocato l'ombra di un Pokémon. In tutta la mia vita ho detto, cazzo, tutti almeno hanno giocato un Pokémon. Quindi perché non farlo anch'io? Io stasera giocherò con un'esperienza, insomma, di chi non ha idea di cosa siano i Pokémon. Andrò dritto per quello che il gioco mi fa fare e alla fine arriverò alla fine del gioco, che nel bene o nel male ci avrò messo 6.000 episodi rispetto a voi che in 4 episodi lo potevate finire. Preferisco giocarmelo in questo modo totalmente in blind run. Ah, perché giustamente è schermo sopra e schermo sotto, essendo il Nintendo. Non è verticale, sono un coglione, ci ho pensato adesso. C'è una sorpresa. Il gioco di Pokémon è stato toccato da qualcuno. Qualcuno ha toccato questo gioco. Non so cosa ha fatto di preciso, quindi lo scopriremo più avanti. Ti do il benvenuto nel mondo dei Pokémon. Questo mondo è abitato da creature chiamate Pokémon. Fino a qua c'era arrivato. Wow, oddio, è bellissimo, è un crociato blu. Sei una ragazza o un ragazzo? No, io sono un ragazzo. Oddio, sono un teppista. Come ti chiami? Minchia, qua devo mettere il nome. Poldo. Perfetto. E adesso vai, tuffati nel meraviglioso mondo dei Pokémon. Il PC di Poldo si è acceso. Vai ai messaggi. Ho una lettera da Cetra. Avventura, sono emozionato. Adoro Pokémon. Ma chi è Cetra poi? Quel criceto blu di prima. Si chiama Cetra. Fino a poco fa c'era qui la tua amica Cetra che giocava ad acchiapparello. Ah, il Pokémon blu con il suo amato Meryl. Forse non è il Pokémon blu l'amica. Mi sa che l'amica è una persona normale. Perfetto, Cetra non è un Pokémon. A proposito, il nostro vicino, il professor Elm, pensa che voleva chiedere un favore espressamente a te. Il laboratorio del professore è proprio qui accanto. Wow! Mi attacca? No. È friendly? Mi ha attaccato? No. Ah no, è... Ah! Questo è il Pokémon di Cetra, che è lei. Quindi quel Pokémon blu no, è buono. Ok, sto collezionando sempre più informazioni. Questa cosa è positiva. Scusa, Cetra, cosa stai facendo qui sopra? Quindi lui è buono, sì. Hey, Poldo, il professore M ti stava cercando. Sei già passato al laboratorio. Ah, non dovevo andare da te. Allora perché c'era quella scena prima dove mi sei passato davanti? Professor Elm, buongiorno. No, io non sono il professore, io. Ma se lo stai cercando è in fondo alla stanza. Ops, scusi, sbaglio persona. Sia al corrente delle mie ricerche. Vedi, al giorno d'oggi è normale portare con sé i Pokémon nelle Pokéball, no? Ma prima dell'invenzione delle Pokéball tutti portavano i Pokémon a spasso a piedi. Minchia, come la tua amica Cetra. Naturalmente la Pokéball rappresenta una comodità, ma io penso che una passeggiata insieme a un Pokémon abbia un qualche significato. Dunque, darò un Pokémon anche a te. Prova a tenerlo al tuo fianco. Il Pokémon che ti darò si trova in quel dispositivo. Ehi, ho ricevuto un messaggio. Ehi, ascolta, un amico che si chiama Mr. Pokémon. Mr. Pokémon, sono io. È uno scienziato, un vulcano di nuove scoperte. Mi ha scritto un messaggio in cui dice che è una cosa seria. Chissà, forse un altro uovo di Pokémon. I Pokémon nascono dalle uova? Affascinante, ma noi siamo troppo presi dalle ricerche. Ma ho un'idea, perché non ci vai tu? Sarebbe perfetto. Prendi pure il... Non ho nemmeno un Pokémon. Come faccio ad andare là a rappresentare il laboratorio scientifico più importante del mondo dei Pokémon se non ho nemmeno un Pokémon? Ehi, guarda, toccando le Pokéball puoi vedere il Pokémon all'interno. Kikorita, Totodile, Totodile, Cyndaquil. Allora, Kikorita è tipo erba. L'erba è debole, cioè si spezza facilmente. No, l'acqua fa più cacare. No, però l'acqua spegne il fuoco. Però se bagni la foglia, umidifica. Totodile, va bene. Ho preso Totodile. Oddio, che bello, è una lucertola. Poldo riceve Totodile dal professor Elm. Vuoi dare un soprannome a Totodile che hai ricevuto? Ci posso dare un nome? Lo chiamerò Nunzio. Secondo me è un nome importante, Nunzio. Mister Pokémon è sempre in giro alla ricerca di rarità. Abita un po' oltre Forlimpopoli. No, Fiorpescopoli. Buongiorno, Cetra, guarda. Oddio, è proprio scemo da guardare in faccia al Totodile. Nunzio, facciamoci una chiacchierata. Ehi, hey Poldo, ma che Pokémon carino che ti porti dietro? Te l'ha dato il professore Elm, vero? Allora che voleva il professore? Me ne stavo per dimenticare, ma hanno riportato il tuo... Pokégear? Pokégear. Andiamo a vedere cosa cazzo è il Pokégear. Pokégear. Ah, è letteralmente un telefono. Mamma. Telefono. Pronto? Sei tu, tesoro? Poldo! Allora, che devo fare, mo? Ah, devo andare al sito di vulcanologia, tipo. Let's go. Mi hanno inculato, mo mi sparano. È un gufo con un piede. Vai, Nunzio! Ah, ce l'ha il nome. Come si combatte? Graffio fulmisguardo. Graffio. Gli ho tolto metà vita. L'ho ammazzato. Nunzio riceve 16 punti esperienza. Strada, la strada. Forlimpopoli. Siamo finalmente arrivati a Forlimpopoli. Non avevo notato che tu non hai le scarpe da corsa. Ma come fa sto vecchietto a correre più veloce da me solo con le scarpe da corsa? Ma che sto camminando scalzo? Il percorso 30 è in questa direzione. Lì troverai allenatori che fanno lottare i cari. Ma io voglio fare blind run, vecchietto. Non mi spiegare le cose sui Pokémon. E un po' più avanti c'è anche la casa di Mr. Pokémon. Ah, devo andare di là allora. Ecco, siamo arrivati a casa.
per ringraziarti della compagnia, ecco ti regalo le scarpe da corsa. Sono le mie, appena appena usate. Ma che schifo! Ma no ragazzi, abbiamo seguito un vecchio che poi ci ha dato le sue scarpe che aveva appena usato. Ma che porcheria! Scherzo, sono nuove nuove, niente paura. Ah ok, ci ha preso in giro. Finalmente si può correre. Mi ero dimenticato di avere un altro regalo da darti, ecco a te. Nonno inserisce nel Pokégear di Poldo la scheda mappa. Ah, la mappa. Mist Pokémon! Poldo! Ecco l'oggetto che vorrei che il professor Elmo analizzasse. Poldo tiene uovo misterioso. Questa me l'ha regalata quella persona che conosco a Damarantopoli. Non hai mai visto uno così a Johto, vero? E così pensavo, non è che magari il professor Elmo mi sa dare qualche delucidazione. Infatti è il più esperto di evoluzioni Pokémon al mondo, lo dice il professor Oak. Oak, mi presento, sono ricercatore di Pokémon. Mi chiamo professor Oak e tu sei Poldo, vero? Ero passato a salutare il mio vecchio... Ah, ma è lui quello iniziale, non era Elmo, quello che mi ha presentato i Pokémon. Pokémon. Sto capendo un cazzo. Bene, mi sembri affidabile. Posso affidarti una missione ancora? Questa è l'ultima versione del Pokédex. È un'enciclopedia elettronica avanzatissima. Le cui pagine aumentano automaticamente man mano che vai scoprendo i Pokémon. Cattura tutti i Pokémon che puoi per completare il Pokédex. A proposito, scambiamoci i numeri di telefono. Ah, vero, abbiamo il numero di telefono. Vero che li posso chiamare al telefono, ragazzi. È incredibile. Andiamo a consegnare l'uovo al professor Elmo. Pronto, Poldo? È un disastro. È davvero terribile. E ora che faccio? Oh no. Devi venire subito qua. Tu! Porca puttana. Ancora lui! Scappo. Scusa. Posso scappare? Chi è mica il vecchietto? No. Una emo. Poi al laboratorio ti hanno dato un Pokémon, vero? È sprecato per te che sei così debole. Figa, frate, abbassa i toni. Non hai capito che ti ho detto? Beh, anch'io ho un buon Pokémon. Ora ti mostro cosa intendo dire. Esce il pene. No, ha preso Kikorita lui! Kikorita è a livello 5, tra l'altro. Gli spacco il culo. Siamo Ira. Madonna, gli dà una sberla, tipo. Nunzio usa graffio. Vabbè, dai. Rompiamogli il culo e basta. Mi dispiace, piccola Kikorita. Vuoi sapere chi sono io? Io diventerò l'allenatore di Pokémon più forte del mondo. Ok, Eren Yeager. Ridammela, quella è la mia scheda allenatore. Fui, hai visto il mio nome? Dove cazzo è il professor Helmut? Eccolo qua. Buonasera, professor Helmut. No, la polizia, porco due. Ma le paghi le tasse, professor Helmut? Ti sono venuti a fare i controlli. Che vuoi, giovane? Stiamo investigando su un caso di sparizione di Pokémon. Regola numero uno della ricerca. Il colpevole torna sempre sulla scena del crimine. Perciò tu non dirmi che c'entri qualcosa. Cosa? No, che ho fatto io? Ehi, aspetta un momento. Lui non c'entra niente, io l'ho visto. C'era un ragazzo dai capelli rossi che sbirciava qua Quindi tu avresti lottato contro quel ragazzo, quindi il colpevole deve essere quel ragazzino. A proposito, sai come si chiamava? Non me lo ricordo. Quando si è vista la scheda? Ah, ma scegli un nome, quindi mi sa che lo devo decidere io. Mariano. Mi piace come nome, Mariano. È proprio il nome di un super cattivo, non lo so, mi immagino Mariano. Poldo porge al professor Elm l'uovo mistero. Questo è un uovo, vero? Io in effetti non ne ho mai visto uno di questi. Tipo, beh, ma sorprendersi per un uovo al giorno d'oggi, dico io, Mr. Pokémon non cambia mai. Ma chissà, magari nasconde qualche segreto meraviglioso. Ebbene, lo terrò qui per esaminarlo. Perché non sfidi le palestre Pokémon di tutte le città? E infine, se riuscirai a battere tutti uno dopo l'altro, ti aspetta il titolo di campione della Lega. Haha, ma non è impresa facile aspirare al titolo di campione. Comunque sia, la palestra più vicina dovrebbe essere a Violapoli. Con la tua forza sono certo che te la caverai alla grande. Ciao, Cetra. Poldo, sai che con una Pokéball puoi catturare Pokémon selvatici? Vieni con me. Godo, mi dà le Pokéball. Ma no, ma lo devi catturare, non ammazzarlo! Ah, va indebolito e poi gli lanci una Pokéball addosso per... Complimenti per aver preso un Rattata! Rattata. Se riesci a indebolire e addormentare l'avversario è più facile catturarlo. Puoi ingegnarti in vari altri modi. Ecco, prendi e buona fortuna. Vai, andiamo a catturare quel Pokémon gufo di merda, femmina, così non mi rompe più il cazzo. Allora, innanzitutto indeboliamo. Vabbè. Non l'ho fatto apposta. Quindi se io tecnicamente giro tutta questa zona e catturo tutti i maschi e tutte le femmine, non combatto più tecnicamente. Brother, direi che andiamo nella palestra. Scusi, lei? Ho trovato un buon Pokémon nella grotta scura. Voglio allenarlo per sfidare Valerio. Prince, tu hai messo dei nomi devastanti. E là, allenatore Globetrotter. Ma che cazzo, ma parla in italiano. Hai già provato il brivido della lotta dentro una palestra? Non è una palestra dove allenare i Pokémon, mi sa. Quindi la palestra non è quella che avevo capito io, quella con i Tapirulan, ma mi sa che ci si allena i Pokémon. Valerio, della palestra di Violapoli, è un buon allenatore. Ha ereditato la palestra del padre, la sta mandando avanti molto bene. Che poi... Ah, ecco perché Valerio, Prince, perché era un mio meme vecchissimo in cui diceva
dicevo che mi chiamavo Valerio. Dove cazzo è la palestra? Sarà una delle due. Questa è il centro. Sarà questa, evidentemente. Palestra, sono in palestra. Oh mio Dio, c'è bisogno di fare così? Chi sei tu? Campione del futuro, sei qui per sfidare il capo palestra Valerio. Tappeto rosso, signore e signori, è quello che mi piacerebbe dire, ma un momento, in questa città c'è un luogo perfetto per gli allenamenti, la Torre Sprout. Se non riesci a superare un allenamento come quello, non hai speranze di successo in questa palestra. Vabbè, devo andare alla Torre Sprout, quindi. Questa è la Torre Sprout. Bellissimo il gioco col 3D. Vedi come scende il pilastro, qualcuno si sta allenando lassù. Madonna, vuol dire che non è a norma, qualcuno chiami la polizia. Lui è l'allenatore. È un monaco, per quanto violente siano le lotte, questa torre non cadrà mai. Parte la sfida di Plato. Come lo catturo? Catturiamolo. Borsa. Pokeball. Pokeball. Poldusa Pokeball. Perché di un allenatore. Ma porca troia. Ecco perché ha detto non si ruba. Perché io posso catturare solo quelli, non delle persone. Vai Nicola. Scusa Plato saggio, vattene a fanculo. Wow. Oddio, è il boss? È il Pokémon fantasma questo, vaffanculo. Vabbè, io nel dubbio lo catturo. Ha poca vita, quindi easy, preso. Allora, questo Pokémon lo chiameremo Giorgio, perfetto. Mi alleno per trovare nei Pokémon l'illuminazione. Come si chiamerà questo mo? Tipo Roberto. I nomi li ha messi Prince, perché tipo a questo non c'è messo. Quindi tutti i nomi italiani li ha messi Prince. E mo te rompo il bucio del culo. Lotta, belle queste, questi combattimenti che sono tutti uguali. Io sono a finire questa torre, dai. Chi è quello? Oddio, è il mio nemico. È Mariano. La tua forza è indiscutibile. Eccoti una macchina tecnica, come ti avevo promesso. Solo una cosa, dovresti prenderti più cura dei Pokémon. Il tuo modo di combattere è alquanto spiegatato, ma ricorda che i Pokémon non sono strumenti di lotta. Mariano! Si sente un grand'uomo a farsi chiamare anziano, ma è tutto fumo e niente arrosto. D'altronde non potrei mai perdere contro un tizio che va predicando la gentilezza verso i Pokémon. Buttana la miseria, questo l'ho aggiunto io. Gli unici Pokémon che contano sono quelli forti abbastanza da vincere. Stronzo di merda, questo l'ho aggiunto io. Gli altri possono anche andare a farsi fottere per me. Fottere l'ho aggiunto io. Mariano usa fune di fuga. È scomparso. Io sono la prova finale. Fammi vedere quanto è solido il legame fra te e i tuoi Pokémon. Devo misurarmi la pressione. Questo l'ho aggiunto sempre io. Allora, è un fiore. Lo graffio. Logicamente. Madonna! Alla fine far combattere i Pokémon è una sorta di battaglia logica, perché devi pensare che cosa hai davanti, devi immaginare come lo ammazzeresti. Tipo io un fiore lo calpesterei, molto semplicemente. E vediamo se la mia teoria è giusta. Se io ora gli spruzzo l'acqua addosso, non gli faccio nulla tecnicamente. No, invece lo posso usare, non ha senso. Non è molto efficace però. Quindi evidentemente se gli spruzzo addosso non gli faccio tutto sto danno. Se lo graffio sì. 126 punti esperienza guadagnati. Di certo il tuo stile di lotta non l'ho sentito. Non dubbi che potrei batterti ad armi pari con Valerio. A proposito, scusa, un allenatore come te riuscirà senz'altro a usare questa mossa. Prendi la MT Flash, fanne buon uso. Che vuol dire MT Flash? Hai ottenuto MT70. Ok, saranno tipo delle cose da imparare. Mette MT70 nella tasca MT e MN. Ma perché le mettono siglate? Se inserisci Flash a un tuo Pokémon potrai illuminare anche i luoghi più bui. Ad esempio Bellsprout può tranquillamente imparare Flash. È stata una MT. Ok, quindi solo un determinato tipo di Pokémon può imparare Flash, che è Bellsprout, che devo catturare, giustamente. Quindi qua non ce l'ho. Allora usiamo la fune per scappare. Così non mi becco tutti gli allenatori di merda al contrario. Nicola si è ristabilito. Ora puoi portare Nicola a spasso. Allora, palestra. Tu chi sei? Scusami. Ciao campione del futuro, io non sono un allenatore, ma posso consegnarti. Bisogna avere fiducia, solo così il sogno del campione potrà avverarsi. Mi credi? Allora ascolta pure. Il tipo erba è debole contro il tipo volante. Sì, ma io mo mi devo ricordare tutti i tipi. I tipi volanti, che è il piccione. E il tipo erba è tipo i fiori. Che paura! Va bene, battiamo lui. Questa altezza ti dà le vertigini, il fatto è che solo così si possono davvero capire i Pokémon piumati. Ora vediamo un po' se sei in grado di affrontare Valerio. I Pokémon erba sono scarsi contro quelli uccello, perfetto. Costanzo! Sparrow contro Giorgio. Vabbè, gli faccio il culo, guarda. Leccata. No, come non ha effetto? No! Usiamo Nunzio, dai, che tanto Nunzio va bene. Nunzio ormai top OG player. Splash! Vediamo quanto di fa di danno. Beh, direi che di questa mossa gli fa male. No, abbiamo pure la mossa overpower, ricordiamocela.
Crepa, piccione di merda. Hai avuto la meglio su Costanzo. Ciao Costanzo, mi dispiace, ti ho battuto il tuo piccione di merda. Boom! Oh, che forza che sei, neanche se ti spintona perdi l'equilibrio. Il nostro scopo qui è rinforzare i nostri Pokémon piumati. Ma comunque un bulletto del cazzo questo, eh. Mo' gli faccio il culo. Italo, perfetto. Mettiamo Nunzio e proviamo a dargli morso. Proviamo a mordere le ali del piccione. Ah, ma è diverso da quello di prima, è un piccione diverso. Perché mi falliscono tutti gli attacchi? Oh, l'ho morso. Morso, ragazzi, non c'è nulla da fare. Non so se le mosse sono a caso, ho avuto fortuna ad avere la mossa overpower del gioco, o se semplicemente devi averla e basta e te la danno per avvantaggiarti. Vaffanculo. Eccolo Valerio, di Violapoli. Mi chiamo Valerio. So che qualcuno fa il prepotente con i Pokémon uccello perché sono sensibile alle scosse elettriche. Non permetterò che qualcuno faccia un tale affronto ai miei Pokémon. Ti mestrerò la forza dei magnifici Pokémon che so il canicelli. Poldo contro piccioni. Oddio, sembra Sasuke. Magari si chiamava tipo Sasuke e tu l'hai chiamato Valerio. Cazzo, è allo stesso livello? Facciamolo addormentare. Facciamolo addormentare e mo cambio Pokémon, perché con questo non gli faccio danno. O usiamo questo Pokémon per abbassargli le stats, tipo malo sguardo. Che fa malo sguardo? Madonna, che paura. Vabbè, lui continua a lanciarmi la sabbia addosso in modo stupidissimo. Allora, diamogli ipnosi. Ma ancora, porco di... Cambio Pokémon, basta, mi sono rotto il cazzo. Sei inutile, Giorgio. Metterò diretto Nunzio. Morso! Questo continua a buttarmi la sabbia in testa. Graffio! E Pidgey se ne va a fare in culus. Pidgeotto. Che è un altro piccione. Wow! Ah, è l'evoluzione di quello di prima. Mo lo mordo, guarda che gli faccio. Gli faccio il culo. Oh, cazzo. Proviamo l'acqua, non lo so. Trespolo. No, non mi dire che si torna la vita. Rischio di perdere, ragazzi. Rischio veramente di perdere. Morso. Porca troia, che m'ha fatto? Ti rompo il culo, brother. No, no, invece me lo rompe lui. Ma perché fallisco sempre? Dio mio. Proviamo a usare pistola acqua. Trespol. Non ci posso credere. Come fa a tornarsi poi la vita tutto il tempo? E fallisce! Ma porca puttana! Ma non è possibile! Sto sbagliando qualcosa, no, non mi sono perso un dettaglio del gioco. Mettiamo Nicola, non lo so, mettiamo Nicola, boh. Vabbè, one shotami se vuoi. La vedo dura, ragazzi. Allora, Nunzio, siamo io e te. Precisione X? Aumenta la precisione di un Pokémon. Così non fallirò più, brutto figlio di puttana. Proviamo gli attacchi normali, allora. No, non fanno un cazzo gli attacchi normali. Non ci posso credere. Basta, 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 basta con questa cazzo di mossa. Ma porca troia, ma non si può fermare il fatto che si riprende con sta mossa. Posso andare avanti all'infinito se tanto si riprende la vita. Oh, ho l'ultima pozione, ragazzi. Potrebbe essere veramente il modo per vincere. Allora, lotta. Se non usa Trespo, l'ho vinto. Non usare Trespo. Ho perso. Ho perso. 5. 6. Sì. Godo! No, incredibile, devastante, fuori di testa. Ho avuto la meglio su Valerio Capo Palestra. Fuck this shit, mate. No, gli amati Pokémon di mio padre. No, gli ho ammazzati i Pokémon del padre. Con la medaglia della Lega Pokémon come prova che ha fatto furore in questa palestra. Poldo riceve da me la medaglia Zefiro. Quindi devo pia tutte le medaglie in giro per il luogo là. Ma che cazzo. MT51. Non so cosa sia sta MT51. Mo' l'andiamo a controllare. L'MT51 contiene Trespolo. Metà dei PS massimi. Se ti aspettano altre palestre, usala con saggezza. E poi, già perché non passi da Azzalina? Let's go, guys. Pronto, Poldo. Abbiamo scoperto qualcosa sull'uovo. Ora non ti posso spiegare tutto, ma vorrei che lo tenessi con te. Il mio assistente al Pokémon Market di Vialopoli. Vai a prendere l'uovo lì.